Il cammino di preparazione dei giovani della diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro in vista della prossima giornata mondiale della gioventù in programma in Polonia, a Cracovia, dal 25 al 31 luglio, vivrà nei primi mesi del nuovo anno un appuntamento particolarmente importante e significativo. I due segni della GMG, infatti, il Crocifisso di San Damiano e la Madonna di Loreto, faranno tappa il 4 e il 5 di gennaio ad Arezzo e la Pastorale Giovanile Diocesana, per questa speciale occasione, ha organizzato l'iniziativa dal titolo Lungo le nostre strade. Un ritiro di due giorni a San Michele per vivere insieme in spirito comunitario l'accoglienza di questi segni e per cominciare a respirare il clima della GMG. Il programma prevede lunedì 4 gennaio alle 10 l'accoglienza dei giovani partecipanti nel seminario di Arezzo, a cui seguirà una catechesi. Quindi si svolgerà il pranzo, al quale farà seguito l'arrivo dei segni della GMG al centro di San Michele. Nel pomeriggio i ragazzi saranno coinvolti in dei laboratori e alle 18 si uniranno in preghiera con la celebrazione dei Vespri. Quindi la cena e alle 22 comincerà la veglia notturna. Il giorno seguente, martedì 5 gennaio, la giornata inizierà alle 8 con le lodi e la colazione, dopodiché catechesi e pranzo nei luoghi di misericordia. La seconda parte sarà dedicata, dopo un momento di condivisione delle esperienze, alla processione del Crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto verso la cattedrale, dove alle 18 Monsignor Riccardo Fontana celebrerà la messa. Per maggiori informazioni e per iscriversi all'iniziativa è possibile scrivere una mail a centro@arezzogiovani.it o visitare il sito internet www.arezzogiovani.it.